Fondamentalmente sì, come ho già detto anche ai ragazzi, così come avevamo dimenticato subito la vittoria col Forlì, a maggior ragione dobbiamo dimenticare la sconfitta, solo che le sconfitte ci devono essere di monito, perché per quanto riguarda le vittorie io sono sempre convinto che anche nelle vittorie c'è da andare alla ricerca delle cose fatte meno bene, a maggior ragione nelle sconfitte, che probabilmente le cose fatte meno bene sono qualcuna di più. Quindi è vero dimenticare in fretta per passare subito alla gara successiva e quindi prepararla nel migliore dei modi, è pur vero che le lezioni tocca che ce le teniamo strette, anche se poi, come ho avuto già modo di ribadire, non è stata una lezione o comunque sia una sconfitta per una prestazione fatta sottotono o per qualcosa di particolare, un insieme di cose che sicuramente hanno inciso degli errori, un po' di ingenuità, un po' di disattenzione, ecco, che abbiamo visto subito che questi errori vengono pagati caro, insomma. Ah, i soliti noti, più Canalicchio, che anche mercoledì contavo di averlo a disposizione, invece in realtà non ce l'ho a disposizione né mercoledì scorso né oggi, né per domani, insomma. Quindi, Ronchi neanche. I soliti, sì, Ronchi anche mercoledì era tra i soliti, diciamo così, no, non era tra i soliti, ma era già non disponibile mercoledì. Era già non disponibile mercoledì Ronchi, e lo stiamo. Neanche Lugnano ancora non è pronto. Si è allenato ieri per la prima volta con la squadra e stamattina ha fatto un metà lavoro con la squadra e metà lavoro a parte. Loro, i ragazzi che al momento sono fuori, stanno seguendo un programma di ripristino di tutto quello che è stato tralasciato o lasciato dietro per via dell'infortunio. Sono ragazzi fermi da 10 giorni, non hanno né la condizione fisica né tantomeno la condizione mentale per essere a disposizione, purtroppo. L'avversario? L'avversario è uno di quelli da non sottovalutare assolutamente, perché innanzitutto in queste prime due partite ha dimostrato di poter fare, non dico semplicemente, ma di poter far male, di poter fare 5 gol in 2 partite. È vero che ne ha subiti 3, però li ha subiti in un modo anche un po' rocambolesco, o anche loro magari per disattenzione e distrazione, ma hanno un'ossatura di squadra che è veramente importante, a partire dai 2 centrali, i 3 centrocampisti, gli stessi 3 attaccanti, che sono giocatori che possono fare la differenza e comunque sia hanno nelle loro corde la giocata individuale o anche nel collettivo stesso, parlando dei 3 attaccanti, che possono incidere in modo positivo per loro e ovviamente in modo negativo per noi. Il campo credo sia sintetico. Il campo è sintetico, almeno da quello che sappiamo è sintetico, e quindi almeno per quanto riguarda il campo non avremo scuse, insomma, quello. Ma anche quello mercoledì scorso, è chiaro che uno ci guarda, ci abbiamo guardato, io purtroppo non è, noi lo ripeto, noi mercoledì siamo stati penalizzati oltremodo trovando un campo così, però non deve essere una scusa e assolutamente non dobbiamo mai trovare scusanti, perché a mio avviso le scusanti, pur che ci siano, sono per i perdenti. Io non mi considero un perdente, voglio che la mia squadra non si consideri perdente a prescindere. Noi vogliamo assolutamente riscattarci sul risultato e quindi dobbiamo solo pensare a come venirne fuori domenica. Non so, magari no, però la tua formazione iniziale di mercoledì è cambiata nel momento in cui hai visto il campo o avevi visto quello da? Ma io immaginavo che fosse un campo così, in realtà, perché tutte le volte che ci ho giocato non era stato mai buono, ma non pensavo così male, insomma, mi ricordavo, però poi io magari ragionando dicevo sicuramente che avrei trovato un campo brutto, perché io tutte le volte che ci sono andato a giocare non era mai stato bello, però non pensavo così lasciato proprio, non dico abbandonato, ma quasi, insomma, quindi già al mattino quando ragionavo su questo avevo già in mente di fare
delle valutazioni diverse e poi in realtà poi il campo tra virgolette mi aveva dato ragione su queste valutazioni e il risultato non è stato così, anche se poi anche domenica dopo 20 minuti per stessa ammissione del tecnico avversario, se fossimo andati sul 2-0 non avremmo rubato niente, insomma. Ma quello, oltre al campo, avevo valutato anche la fisicità dei difensori avversari, quindi avevo ragionato per mettere più fisicità e più chili, tra virgolette, in avanti, e... però poi ecco, non voglio ripetere il campo, perché poi anche nella manovra siamo stati penalizzati, nel senso che non dico che gli altri non lo sono stati, però per il... Siamo due squadre che giocano completamente diverse, probabilmente noi siamo stati più condizionati dal nostro tipo di gioco e loro meno, insomma, questo. Ma sì, lo dobbiamo tenere in considerazione, anche se però conto e non lo voglio tenere in considerazione, perché sennò ricadremo nelle scusanti e io non voglio, sinceramente, quindi non... Nella formazione iniziale io credo di mettere in campo quelli che, a prescindere da mercoledì, mi hanno dimostrato mercoledì o fino a stamattina di voler giocare e di voler giocare in un certo modo e con un certo atteggiamento. Quindi la formazione sarà quella che ho in mente, più o meno. E se non succedono disgrazie da qua a domani, che qua ogni giorno ne succede una, però... Non voglio parlare di condizione perché sarebbe dare un segnale che non voglio dare, quindi non mi interessa se qualcuno è stanco se lo scelgo, non mi interessa se qualcuno ha qualche acciacco se lo scelgo, quindi loro devono pensare a fare i professionisti, quindi eventualmente curarsi se qualcuno ha qualche problemino e stringere i denti se qualcuno ha qualche problemino, punto. 22 agosto, poi ci siamo fermati una settimana intera. Sì, diciamo che secondo me atleticamente non stiamo così malvagiamente, non stiamo messi male o comunque non siamo in condizioni così tanto messi indietro. Io dico che quella settimana di blocco ci ha penalizzato perché poi, nonostante poi noi abbiamo iniziato a riallenarci, ci siamo allenati in 14 e a volte in 15. Lì poi abbiamo accumulato dei piccoli affaticamenti che non... sono stati per, come ti posso dire, magari o per generosità di qualche ragazzo o per inesperienza di qualche ragazzo, ce lo siamo portati dietro fin quando poi i ritmi cominciano ad alzarsi e quando tu alzi i ritmi c'è qualcosa che il tuo fisico non regge. Ecco qui che ci ritroviamo a avere una condizione, non dico precaria, ma non ovviamente ottimale, e ci ritroviamo soprattutto, è quello che mi dispiace di più, quello che mi fa... non arrabbiare assolutamente, ma mi dispiace che ci sono dei ragazzi che non ho a disposizione. Avete pensato, mi auguro che anche quelli che hanno un problema di coronavirus dovranno domani mattina, però avete pensato che potrebbe anche provocarsi la situazione e soprattutto che quando rientreranno... Sono valutazioni che facciamo tutti i giorni, anche stamattina a fine allenamento ragionavamo sui ragazzi purtroppo positivi, che oltre che poi fisicamente li dobbiamo recuperare fisicamente, qualcuno lo dobbiamo recuperare anche psicologicamente, perché non tutti affrontiamo le cose allo stesso modo, ognuno ha un carattere diverso dall'altro e magari troveremo anche dei ragazzi che sono effettivamente distrutti moralmente per il fatto che comunque mancano da un campo da un mese e sono i primi loro a capire che non saranno pronti in una settimana, e quindi sono valutazioni che faremo tutti i giorni e al momento in cui al momento in cui qui andiamo per i crociati, non per gli stiramenti qui. No, non voglio esagerare, no. Speriamo di no, però nel senso che è chiaro che poi il giorno in cui li avremo a disposizione avranno una tabella completamente diversa da quella della squadra, perché non possiamo permetterci di rimetterli immediatamente in gruppo e perderli per un infortunio che non serve a nessuno. Quindi loro al momento in cui rientreranno sicuramente andranno a fare un programma mirato e ovviamente non dico velocissimo, però da metterli in condizione il prima possibile.
No, assolutamente no. Noi il reparto avanzato è quello più completo se avessimo a disposizione tutti, quindi non mi sembra proprio il caso di andare a cercare altro, anche perché, ripeto, quelli che abbiamo sono tutti bravi. Il rammarico è anche questo, avere giocatori bravi non disponibili per via di questa situazione qua.